Buon pomeriggio e ben ritrovate, amici e amiche, al nostro podcast A Tu per Te. Oggi portiamo una tematica che secondo noi è molto interessante, anche dovuto a un nostro pensiero che era stato dedicato alla giornata della memoria, che però con il nostro ospite di oggi, Gabriele Secre, abbiamo, diciamo, cambiato un pochino quella che era la nostra idea originale, ecco. Gabriele ci parlerà nello specifico di identità nel suo concetto più ampio, nel suo concetto più generale, e diciamo che siamo molto interessati al fatto della sua sia storia, ma che anche al suo lavoro, dato che lui è direttore della Fondazione Vittorio Dansegre, al quale subito chiediamo un attimino di spiegarci che cosa fanno e soprattutto anche di presentare il nostro ospite, ecco. Buonasera a tutti. Eccoci Buonasera. qua. Allora, volentieri, grazie dell'invito. Parto subito a raccontare il lavoro che noi facciamo. Io sono Gabriele Segre, il direttore della Vittorio Dansegre Foundation, come detto da Fabio. Il lavoro che noi facciamo, la missione per cui è nata la fondazione, è quello di promuovere la cultura della convivenza tra identità diverse. Noi ci mettiamo nella condizione di provare a rispondere a una domanda generale che è applicabile probabilmente a tutti i livelli, a tutte le specifiche contestualizzazioni delle relazioni umane. È possibile convivere tra individui, tra gruppi diversi? È possibile creare un ambiente di convivenza senza dover rinunciare, senza dover mettere da parte, senza dover limitare l'espressione della propria identità. Storicamente la convivenza e l'identità sono state, e l'accelerazione, l'espressione dell'identità sono state due binari che mai sono riusciti veramente a riconciliarsi. O bisognava mettere a nudo e mettere da parte le proprie identità al fine della convivenza, oppure bisognava mettere le identità in conflitto per celebrarle, esaltarle, e così rompendo e eliminando le possibilità della convivenza. Ecco, noi ci chiediamo e torniamo alla questione a livello generale, se è possibile invece salvare capre e cavoli, possiamo convivere senza dover limitare o abbandonare le nostre identità. Grazie mille Gabriele per questa tua introduzione. Quello che però non ho voluto anticipare neanche nella nostra, diciamo, presentazione è stato quello che al momento stiamo vivendo in un contesto sociale e geopolitico veramente tanto complesso, un po' per la pandemia, un po' per i nuovi conflitti che stanno nascendo negli ultimi tempi, soprattutto tra grosse nazioni, tra stati e anche nei vari microambienti che poi chiaramente viviamo tutti i giorni. Tu hai parlato di educare alla condivisione e alla identità. Io vorrei capire anche quali sono queste metodologie per educare le persone. Come possiamo fare? Allora, è importante quello che tu dici quando parli di educazione. Infatti, tengo a sottolineare quello che ho detto prima. Noi ci proponiamo di promuovere la cultura della convivenza, non ci proponiamo di promuovere la convivenza di per sé. Quella la lasciamo ai politici, la lasciamo ai diplomatici e lasciamo loro fallire nel tentativo di creare i presupposti per la convivenza. Quello che noi ci proponiamo di fare è quello di guardare alla complessità delle relazioni umane e anche e soprattutto alla complessità della natura delle identità. Le identità vengono spesso, troppo spesso, travisate nel loro significato. Intendiamo semplificare un concetto complesso come l'identità, immaginandole come statiche, permanenti, probabilmente anche innate, quando invece le identità di per sé hanno almeno tre caratteristiche comuni a tutte le identità. Sono
molteplici, ognuno di noi è portatore di più identità. Io sono italiano, ma sono anche israeliano, ho un'identità religiosa, ho una disabilità che è un pezzo della mia identità, e sono uomo, sono caucasico, sono eterosessuale, sono liberale, sono un intellettuale, ho un'attività di attivismo politico. Posso andare avanti tutta la notte a raccontare le centinaia di identità che mi definiscono, e questo è vero per tutti. Ognuno di noi non è una monade, ognuno di noi ha in sé molteplici identità, e queste identità soprattutto sono cangianti, cambiano nel tempo e nello spazio, non è sempre, non rimangono le medesime statiche nel tempo. Oggi io sono più giovane, tra qualche anno sarò meno giovane, adesso sono qua con voi e ho un'identità da professionista, intellettuale, più tardi uscirò a prendermi una birra con gli amici, avrò un'altra identità, quando sono con i miei genitori ho una terza identità, e via dicendo. Cambiano in base al tempo e allo spazio. E infine, le identità non sono necessariamente innate, ma sono, noi le definiamo performative, ovvero hanno sempre a che vedere con una scelta propria, oppure una scelta che viene imposta dagli altri su di noi. Non è sempre detto che sia una nostra scelta l'identità, ma l'identità è comunque un riconoscimento, e passa attraverso un riconoscimento mio o dell'altro rispetto a quelle che sono le identità che io performo. E le identità sono un costrutto sociale. Allora, fin tanto che noi non ci mettiamo nella condizione di capire questo pezzo dell'identità, fin tanto che noi non ci mettiamo nella condizione di capire la natura complessa di ciò che intendiamo per identità, è difficile che creeremo una comprensione della realtà complessa, della relazione tra le identità, che porti alla convivenza. Quindi per noi educare, dunque rispondendo alla tua domanda, è lavorare innanzitutto sulla comprensione della molteplicità dell'identità. E poi lavorare anche, se ancora un istante, lavorare anche sulla questione per cui le identità storicamente si sono messe in relazione o attraverso il conflitto, quindi attraverso la polarizzazione. Noi abbiamo un'identità, voi avete un'altra identità, siamo diversi, quindi per affermare la dignità della mia identità io devo necessariamente mettermi in competizione con la tua, e quella competizione spesso e volentieri diventa anche violenza, diventa conflitto. Quindi io Esatto. l'identità sono in conflitto, oppure per evitare il conflitto, diciamo, per superare il conflitto dobbiamo superare l'identità. Ma anche questo non è un discorso che porta a necessariamente alla convivenza, perché anche se noi ci preoccupiamo e proviamo a immaginarci una società fatta appiattita su identità generali, comuni a tutti, quello che poi succede è che le identità latenti rimangono nel sottosuolo e prima o poi riemergono come un bubbone, come un vulcano impazzito, ed è impossibile poi convogliare le energie nella direzione della convivenza. Allora, quello che noi diciamo è: le identità non devono essere messe in conflitto, né essere messe da parte, ma devono essere celebrate. E la celebrazione e il prendersi cura delle identità non è fine a se stessa. La celebrazione dell'identità passa attraverso l'idea che ogni identità, nella sua specificità, nella sua unicità, ha una sua dignità, e quindi quella dignità va celebrata. Allora, attraverso la celebrazione della dignità della mia identità, io sono in grado di essere più consapevole, più, come posso dire, più solido nell'espressione della mia identità, così che poi sono in grado di riconoscere in questa solidità, in questa consapevolezza, che questo è valido per me, ma è valido anche per te, è valido per Anna, è valido per tutti quelli che esprimono identità in un rapporto di reciprocità. E tra tutte le identità che noi non abbiamo in comune, ce n'è certamente una che abbiamo in comune, che non è necessariamente la più importante, o decisamente non è l'unica, che è il nostro essere parte del genere umano. Però è importante riconoscere il fatto che non è l'unica identità, non è la più importante, perché altrimenti diciamo: ah, siamo tutti umani e tutto il resto non conta. Noi siamo umani e siamo tante altre cose assieme. Quindi,
dignità, reciprocità e umanesimo creano quello che noi chiamiamo i pilastri della cultura della convivenza. E la cultura della convivenza, nell'insegnamento della cultura della convivenza, è fondamentale capire che non esiste una ricetta per la convivenza, non esiste un modo per fare convivenza. Esistono dei principi e dei valori che sono quelli che ho appena finito di descrivere nella complessità della natura dell'identità, la dignità, la reciprocità, l'umanesimo, che sono applicabili a tutti i contesti, ma che vanno declinati a seconda delle sfide specifiche che ogni contesto pone alla convivenza. Quindi educare alla convivenza significa educare a questo livello di complessità, a questo livello di consapevolezza della natura delle relazioni e mettersi poi nelle condizioni di esperire, capire e declinare queste visioni all'interno delle specifiche sfide che ogni giorno ci poniamo di fronte. Guarda, mi voglio collegare subito al tuo ultimo argomento, quello che hai parlato di valori, perché in un tuo recente intervento, che ho avuto piacere di seguire, hai parlato di quelli che sono invece i valori della democrazia, quelli che sono i valori della civiltà, tra virgolette, occidentale. E li hai già elencati alcuni, ecco, io vorrei aggiungere quello del rispetto, quello delle relazioni e soprattutto quello della diversità. Ora, la domanda che ti voglio fare ripercorre un attimino quello che hai detto tu prima del conflitto. Vorrei, diciamo, sottolineare, vorrei anche che tu approfondissi la questione della democrazia. Ecco, dov'è che la democrazia diventa debole? Dov'è che i valori occidentali, i valori democratici diventano deboli contro dei sistemi? Ad esempio, quali sono quelli dell'assolutismo, dove questi valori vengono a mancare? Allora, noi veniamo in questo momento da una delle maggiori crisi istituzionali nell'ambito italiano, con quello che abbiamo appena visto accadere con l'elezione del Presidente della Repubblica, e ci poniamo tutti i giorni la domanda di qual è lo stato di crisi dei sistemi e delle strutture, delle infrastrutture democratiche e di democrazia liberale che abbiamo così faticosamente conquistato e imparato a sviluppare nel tempo. Ecco, uno delle grandi sfide delle democrazie liberali, che hanno bisogno certamente di essere rinnovate, è quello proprio di ricordarsi che devono essere rinnovate. Ovvero, la democrazia è l'unico sistema politico che vive e continua a essere tale se è in grado di continuamente mettersi in discussione. Qualunque tipo di autoritarismo, totalitarismo, qualunque tipo di regime basato su un'ideologia definita, vive della staticità. Se tu togli un pezzo del sistema ideologico che supporta l'esistenza di un regime, ti cade tutto il castello e quindi non puoi mai mettere in discussione niente. Questo è ciò che i regimi autoritari e totalitari hanno in comune. La democrazia vive esattamente del sistema opposto. La capacità della democrazia di essere forte sta nel suo bisogno di costantemente mettersi criticamente in discussione. Saper affrontare le proprie sfide e sapersi modellare rispetto a quelle che sono le sfide moderne in base a come cambia il contesto attorno ad essa. Ecco, nel momento in cui la democrazia con i suoi stessi valori smette di essere messa in discussione, quando noi abbiamo paura di criticare, quando ci mettiamo nella condizione per cui il sistema ha paura di criticare quelli che sono i valori, anche quelli più fondamentali della democrazia, non per sovvertirli, ma per comprenderne i limiti e per poterli poi evolvere nel superamento, nel tentativo di essere sempre
passatemi il tempo, aggiornati rispetto alle sfide complesse che i sistemi democratici si trovano di fronte. Nel momento in cui non riusciamo più a fare quello, allora guardiamo ai valori che abbiamo di nuovo come statici. E quindi non sono altri, diventano essi stessi universali, diventano essi stessi immutabili, così come lo erano, come lo sono quelli dei sistemi non liberali e non democratici. Allora, non facciamo della democrazia un'ideologia, la capacità della democrazia è proprio quella di non essere ideologia, ma sapersi costantemente mettere in gioco. È vero che tutto questo sta anche cambiando i modi di pensare e anche le nostre abitudini quotidiane. Vorrei farti una domanda più incentrata sulla vita di tutti i giorni, sulla vita di noi persone che ogni giorno ci mettiamo un po' a confronto con quelle che sono le sfide che la contemporaneità ci sta facendo affrontare. E nello specifico vorrei farti notare come il progresso tecnologico stia sempre entrando nelle nostre vite e che le stia cambiando in qualche modo. Noi a volte neanche ce ne rendiamo conto e questo cambiamento entra soprattutto nella nostra quotidianità e soprattutto nel nostro lavoro. Ora, quanto è importante riconoscere l'identità come individuo, come persona e non tanto quella dell'identità lavorativa, come persona semplicemente, come risorsa e come lavoro? Dov'è che possiamo fare meglio in questo? E questo ha a che fare di nuovo con la comprensione dell'identità a livello statico, immutabile, permeante tutte le fasi, le questioni della vita individuale. Noi non siamo una cosa sola, e nel momento in cui il sistema ci pone all'interno di un'identità perché è funzionale al sistema, noi assumiamo quell'identità, ma non diventiamo quell'identità in tutto e per tutto, e non mantenendo quell'identità in maniera statica e immutabile. Ovvero, noi viviamo in un sistema che ha bisogno e si basa, è parlato del progresso tecnologico, io parlerei addirittura di progresso tecnico o di destino tecnico del mondo, un mondo sempre più produttivo, sempre più attento al bisogno di essere efficiente ed efficace, quindi l'uomo diventa una macchina d'efficienza ed efficacia all'interno di questo sistema, e questo, insomma, non ho bisogno di raccontarlo io. Ci sono grandi filosofi contemporanei, sociologi, nonché artisti e poeti che si sono interrogati sulla questione dell'uomo che diventa un pezzo del sistema tecnico, quindi diventa una macchina all'interno del sistema tecnico, diventa addirittura omologato, parafrasando Pasolini in questo, no? Però il punto qual è? Il punto è che noi dobbiamo, e ha tutto a che fare non solo con il contesto, ma con la cultura sottostante il contesto. Se noi riusciamo a esperire ed esprimere la capacità dell'uomo di essere tante cose assieme, senza dimenticarci, anche nel tentativo, nel bisogno di essere in parte omologati per la funzione che noi esprimiamo all'interno della società tecnica, appunto, noi ci ricorderemo e sapremo anche, come dire, vivere e manifestare tanti altri pezzi della nostra identità. Quindi l'identità e la cultura della convivenza sta proprio nella capacità di mettere l'individuo nella condizione di capire che tra tutte le identità che ha, quella lavorativa è una, ma non l'unica. E volevo chiederti, quando la dignità dell'individuo non viene rispettata sia in microambienti sia in situazioni più complesse che riguardano stati e nazioni, si possono scatenare dei veri e propri crimini d'odio. Secondo te, quali sono i campanelli d'allarme? È un'ottima domanda perché dipende, di nuovo, dipende molto dal contesto, non esiste una risposta univoca, non è così come non è possibile dare una ricetta perfetta alla convivenza, non è possibile dare una ricetta perfetta alla mancanza di convivenza, perché ogni contesto esprime
delle specifiche delle specificità tali per cui va interrogato rispetto a quel contesto lì. Però quello che posso sicuramente dirti è questo: il bisogno che noi abbiamo di semplificazione della complessità della realtà ci mette di fronte alla necessità di rendere tutto molto più tutto me molto meno profondo, tutto molto più superficiale. Quindi nel momento, e l'identità, come ho detto prima, essendo multilivello, essendo molteplici, manifestano livelli di profondità diversi. Nel momento in cui noi ci fermiamo alla comprensione dell'altro in maniera superficiale, ovvero soltanto attraverso un livello identitario, per esempio, e dunque associamo a quel livello identitario un sentimento positivo o negativo che sia, noi stiamo riducendo la complessità ad un livello di superficialità tale che per cui può essere molto pericoloso, perché guarderemo l'altro non nella sua totalità, ma soltanto attraverso le lenti di quella specifica identità. Allora, uno dei campanelli d'allarme è quando noi immaginiamo l'altro soltanto come manifestazione di un'identità e ci dimentichiamo il fatto che l'altro è umano quanto noi nella sua molteplicità, nella sua espressione della molteplicità delle sue identità, per esempio. Certo. Un altro campanello d'allarme è certamente la mancanza, scusami, finisco solo su Sì. questo, la mancanza di comunicazione e di educazione su questi temi. Non è possibile, come dico sempre, che la cultura della convivenza è un po' come un'igiene mentale. Esattamente come noi abbiamo l'igiene orale, per cui dobbiamo lavarci i denti tutti i giorni, e l'igiene mentale della cultura della convivenza, così come qualunque altro valore, va praticata e va sviluppata quotidianamente, costantemente, con cura e con frequenza. No, non basta andare, così come non basta andare dall'igienista dentale una volta ogni 6 mesi, se poi non ci laviamo i denti per una settimana ci vengono le carie ugualmente. Allo stesso modo, se noi ci poniamo la questione della convivenza una volta ogni tanto e poi ce ne dimentichiamo e applichiamo sistemi di comprensione e di analisi della realtà che ci sta attorno più superficiali, difficilmente sapremo sviluppare la cultura della convivenza. Quindi questo ha a che fare con la comunicazione, l'educazione e l'igiene mentale di porsi la questione costantemente. Quando questo manca, abbiamo un campanello d'allarme. Certo, e se posso uscire un po' dagli schemi e farti una domanda personale, vorrei chiederti come pensi che la tua identità sia cambiata nel corso del tempo o se senti che sia cambiata. Forse è una domanda Allora, un l'identità po'. cambia tutti i giorni, come quella di tutti quanti. Certo. No, nel senso che la mia identità è in costante, le mie centinaia di identità sono in costante evoluzione. E la domanda, probabilmente la risposta, ti posso dare una risposta alla domanda quando io me ne rendo conto, perché ovviamente è così come tutti noi, non sempre mi rendo conto dei cambiamenti della mia identità, delle evoluzioni costanti, no? Nel senso, ogni tanto uno perde di vista, perde il senso di quello che sta veramente succedendo in sé, figurarsi negli altri, e poi si accorge di punto bianco: ah, cavolo, sono diverso rispetto a quello che ero prima. Beh, io, certo, come tutti quanti, non credo di avere esperienze più o meno speciali degli altri, ho le mie esperienze uniche, così come ognuno ha le proprie, e posso dirti, per esempio, che io come ho detto prima, io ho una disabilità e ho sviluppato consapevolezza e considerazione della mia identità disabile, non della mia disabilità, della mia identità disabile in maniera diversa nel tempo. Per anni ho negato la mia identità disabile fino a poi a decidere che invece
quell'identità stessa era un pezzo di me, non, ed era pieno di dignità tanto quanto gli altri pezzi della mia identità, proprio nella sua unicità. E questo potrei dire di tutte le altre identità che ho, ma potrei facilmente scommettere che è vero per te, così come è vero per tutti. Grazie al nostro ospite e grazie a voi per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima puntata di A Tu per Te Podcast. Grazie mille Gabriele, buona serata Buona serata.